Amici, buonasera, siamo qui in vetreria, Area Zero, sala Bancri, sono in compagnia di John Maida. Ciao John. Perché Ciao, buonasera a tutti. il 15 giugno alle ore 21 lui presenta questa sua creatura, questo progetto, PS Violence. E lo presenta non da solo, ma in compagnia di altri tre musicisti: Roberto Migoni, Marco Caredda e Emanuele Balia. E prima di entrare nel vivo di questo particolare progetto, volevo appunto conoscere meglio John attraverso, insomma, qualche domanda. Allora, tu, John, sei nato a New York? Sì. Com'è che ti trovi oggi a fare musicista? Cos'è successo? Come sono diventato musicista o come sono rimasto musicista? Tutto, come sei diventato musicista? Ok, la leggenda che esiste nella mia mente è che verso 4 anni io ascoltavo la radio, ok? E un giorno, ascoltando un pezzo, ho chiesto a mia madre: ma cos'è? Cos'è questo suono che sento? Ha detto: sono tanti violini. E ho risposto: sembrano voci di angeli, ok? E mi ha chiesto: ma ti interessa il violino? C'è questo strumento? Ho detto: sì, vorrei impararlo. Però non mi ha dato molto, non mi ha dato peso a questo. Ho continuato a chiedere per più di un anno e a un certo punto ha capito che ero serio. E vivevamo in quel momento, c'era un annetto che vivevamo fuori Manhattan per una serie di motivi. E quindi ha cercato molto un insegnante per me. E alla fine siamo tornati a Manhattan e mi ha trovato l'insegnante giusta. Quindi hai Ho iniziato a iniziato 5 il anni, violino, ma 6 anni. proprio E lo volevo. com'è stato l'approccio con il violino quando Ma avevi... io ho avuto proprio il metodo Suzuki, proprio degli anni 70, E in com'è? pieno. Cioè, andavo anche a questi convegni. Una volta ho visto proprio Suzuki con tutti gli allievi giapponesi. Allora, oggi ho tante cose da dire sul metodo e su tutto quello che lo circonda, ma devo dire che come l'ho vissuto io è stato molto bello, perché avevo un insegnante che non era fulminata da questa specie di... Ci sono quelli che sembrano in una setta, ok? No, Sì. lei era molto equilibrata e quindi mi ha preparato bene. Ecco, col passare degli anni hai avuto un rapporto, come dire, sereno con lo strumento, perché spesso, insomma, ci sono anche delle forme di tensione, di ansia, che magari sono legate Sì. anche Ok, all'esibirsi al pubblico. non ce l'avevo fino a circa l'età di 11 anni, quindi preadolescenza, quando cambia tutto. E lì mi è preso un brutto. E ho voluto smettere il violino Ecco, per un paio di anni, sì. E ho avuto un anno e mezzo forse che non avevo insegnante. Mi preparavo audizioni da solo, cioè è stato veramente difficile. E proprio in quel periodo, siccome ero un amante di Jimi Hendrix, ho preso una Stratocaster bianca, proprio Quindi, ed è sì, verso stato un momento importante. 11 anni, sì. Ed ero autodidatta per 2 anni. Anche lì ho aspettato lezioni. E non ci crederai chi era il mio insegnante di uno stile
non classica, classico. Era, e probabilmente tante persone non lo conoscono qui, si chiamava Lou Soloff, che era tra l'altro nel, come si chiama, Blood, Sweat and Tears, era uno dei trombettisti più richiesti degli anni 70-80, lo trovi su ogni disco di quelli importanti. È stato un tuo insegnante? Ho fatto un corso di jazz con lui e altri dello stesso livello, ok? E non capivo nulla, ok? Ho avuto un full immersion in un altro mondo. Quindi diciamo ci sono, mi sembra di capire, ci sono queste due strade parallele. È stato l'inizio dell'altra strada, era questo. Mi insegnavo le canzoni di Jimi Hendrix e ho visto che, cioè molto ingenuamente, ho visto che quelli che suonavano jazz si muovevano le dita più velocemente di quello di rock e volevo andare più veloce, allora mi metto a imparare jazz. Ok. Cioè, proprio con questa incoscienza. E queste due facce, queste due strade, queste due dimensioni ti hanno insomma caratterizzato poi sempre, diciamo dai 10-11 anni in poi, no? Mi ha reso sopportabile il violino in quegli anni, che il violino mi sembrava molto sfigato verso 13 anni. Ero l'unico che suonava il violino. Nel tuo gruppo? Sempre, nel mio quartiere, cioè andavo sempre in giro con la custodia e loro erano tutti homeboys. Cioè, a giocare, a fare. Facevano di tutto a quell'età, davvero, perché stiamo nel pieno New York degli anni 80, ok? E io col violino, insomma. Quindi successivamente, poi cosa è successo quando hai fatto poi il liceo? Ok, quindi ho fatto questo liceo pazzesco. Fame. E il liceo di Saranno Famosi. Sì, ho fatto. Allora, ho sempre sofferto di basso autostima. Okay? Bassa autostima, ok. Ok. E pensando che non mi avrebbero mai accettato, ho fatto l'audizione per arte, quindi ho fatto tutto un portfolio di disegno. Sì, sì. Ogni cosa. E c'era tutta una serie di prove che dovevi fare e l'ho fatto. L'ho fatto per, si chiama in inglese drama, vuol dire recitazione, e l'ho fatto per musica. E mi hanno preso per tutti e tre. E poi hai deciso di frequentare musica. Sì, era quello che davvero volevo fare. Ed è una scuola molto ambita, cioè sì. Molti volevano, è un numero chiuso chiaramente, no? Sì. E quando l'hai frequentata tu era avevano già girato la serie televisiva, sì. Per quello che io conoscevo questa scuola, cioè che adoravo il film. Beh sì, è stato poi è stato un successo planetario. E c'erano ancora alcuni maestri del film. Sì. Hanno usato veri maestri. Alcuni insegnanti erano proprio sì, gli stessi. Il mio direttore di orchestra era lo stesso. Jonathan Strasser si chiamava. E poi hai conosciuto anche qualche attore? Della serie, no? Sì, sì, Jennifer sì. Aniston, chi andava di noi? Oddio, c'è un vuoto. Ma perché li hai conosciuto? Perché ogni tanto venivano nella scuola o perché frequentavano? Ma parli di alunni o i miei compagni? I tuoi compagni, ma anche altri alunni, sì. Gli alunni c'è sì. Tipo Al Pacino, c'è gente proprio. Sì, Al Pacino ha fatto la scuola con la scuola. La mia lì. Scuola, sì. No, la lista degli alunni è pazzesca. Nel mio anno avevamo, che ne so, la figlia di Cher che è diventata un personaggio per altri motivi.
Il figlio di Don Cherry, il trombettista jazz, che anche lui ha avuto un po' di successo, discreto, fratello di Nana Cherry. Ok, insomma, avevamo tutti questi personaggi e i musicisti erano eccelsi, erano davvero, davvero bravi. Alcuni erano già in tournée con gente, ma tipo Dexter Gordon, cioè, E senti, ma a livello di curiosità, cioè durante la pausa si formavano quelle session? Assolutamente, soprattutto nella mensa. Ecco, quindi come dire, quelle cose sono... voci bellissime, non lo scorderò mai. Io ho adorato tutta l'esperienza di quel liceo. Senti, in questo liceo hai studiato violino? Sì, non proprio lezioni private, ok, quello lo dovevi fare per conto tuo, però ogni situazione in cui ti troveresti, quindi in orchestra, musica da camera, teoria, armonia, solfeggio, insomma, tutto. E invece parallelamente nel periodo del liceo la chitarra? Cosa? Io suonavo anche la chitarra al liceo. Perché, come ti dicevo, a un certo punto ho deciso che volevo fare entrambi. Quindi suonavo in orchestra e suonavo nel jazz band. Studiavo la storia del jazz e suonavo con i combo. Sarebbe la musica da camera per il jazz. Certo. Come sei arrivato in Italia, invece? Ah, così. Ok. Quindi, fast forward a quando avevo 23 anni. E dopo tutto, no, il violino è stato difficilissimo per me, proprio perché facevo due discipline, ok? E nessuno mi accettava pienamente, perché per quelli classici lui è quella specie di ibrido e viceversa. Comunque, finito il master's, finalmente mi trovo il mio equilibrio. Ho deciso che il violino, siccome era più difficile, richiedeva più attenzione e mi sono dedicato molto di più al violino. Sono riuscito a vincere un'audizione molto difficile, perché era per un festival, giravano tutta l'America, tutte le città per trovare l'orchestra, e io vinsi il primo violino. Si chiama Festival dei Due Mondi di Spoleto. È stato importantissimo, perché 2 anni prima pensavo di essere un pessimo violinista, non ce la facevo, ero molto demoralizzato. Quindi quando mi è arrivata la busta pesante, non era fine, mi ha cambiato la vita per sempre. E quindi sei andato a Spoleto? Sono andato a Spoleto, si fa un mese in South Carolina, che anche lì si chiama Spoleto, c'è il festival, si chiama Spoleto, e poi la stessa orchestra va in Italia, alla città di Spoleto, e all'epoca era ancora come era sempre stato in passato, quindi il punto di riferimento era Giancarlo Menotti. E c'era... era magia, davvero. E quante stagioni hai fatto? 4. 4? Sì. Però la prima stagione è dove mi si è cambiato tutto. Mi sono innamorato dell'Italia. E poi l'ultimo giorno del festival, cioè in discoteca, conobbi la donna che sarebbe diventata la mia fidanzata, e abbiamo anche avuto 2 figli insieme. Una lunga storia. Quindi, insomma, ti sei radicato in Italia. Sì, non ho detto addio America, era vediamo come va. Però sono successe delle cose che ti hanno... Sì, perché... Tenuto qui, insomma. Perché appena arrivato ho vinto 2 audizioni importanti e... cioè, sarei stato pazzo a non accettare. Ok, rimaniamo quest'anno, poi un altro anno, poi un altro anno. E tu hai
dove abitavi poi effettivamente negli anni a Spoleto stavi? No, no. A Roma. A Roma. Perché questa ragazza era di Roma. Quindi poi a Roma immagino sono successe altre cose. Esatto. Quali esperienze sono, come dire, importanti poi a Roma per te? Cosa è successo di musicalmente? Cosa bellissimo, ho potuto fare veramente tutto. Ok, ovviamente all'inizio mi concentravo sull'orchestra perché in quel momento ero molto preso da questo, quindi suonavo con l'Accademia di Santa Cecilia. Appena ho preso la cittadinanza ho iniziato a lavorare con loro e c'era un docente che era un vecchio primo violino e lui ha formato un altro gruppo e suonavo con loro, poi musica da camera, musica da film, registrazioni, tutto quello che si poteva fare. Ecco, all'attività di esecutore, tu hai sempre affiancato anche quella di compositore? O hai iniziato Ho avuto delle pause lunghe, ok? A New York studiavo composizione e lo facevo in un certo modo. Poi ho avuto una pausa perché ero molto preso dal violino, volevo essere competitivo, eccetera, eccetera. E poi dopo anni di fare concerti e concerti sono tornato e mi interessava la musica indiana classica. Quindi hai studiato la musica indiana? Sì, mi fa ridere perché ora parlandone vedo uno schema della mia vita. E ho scelto un altro strumento rispetto al violino, ho studiato i tabla. Questo a Roma, è successo a Roma questo? Sì? Sì. Sì, buffissimo, perché per trovare un maestro di tabla ho avuto delle esperienze buffissime. Cioè, tipo, ok, ho chiamato l'ambasciata indiana. Avete un docente di tabla? Certo, certo, chiama questo. Vado a casa di questa persona in periferia e c'erano 4 letti a castello in una stanza piena di gente tutti che mi guardavano durante la lezione. Però comunque man mano trovavo insegnanti migliori e ero pazzo di questa musica. Ecco, e cosa, dove ti ha portato poi questa... Anche indiana. Questo, allora, in sé non mi ha portato a un risultato perché tabla è difficilissimo, cioè devi iniziare da piccolo. Però tutto questo mio fascino con la musica indiana mi ha portato a sperimentare con il violino. Ho iniziato a accordarlo in quarte, per esempio. Ho iniziato a vedere altri modi per tenere lo strumento perché nel sud dell'India lo appoggiano sul piede per avere più libertà per fare ornamentazione, quarti di tono, okay? E io ho sperimentato tantissimo anche col violino elettrico, con effetti, con il loop, e proprio in quel momento si stava formando un gruppo che si chiama l'Orchestra di Piazza Vittorio. Allora venuto Mario, il direttore, a una prova che stavo facendo con un quartetto. Mario? Tronco. E non ho fatto altro che ascoltare per 2 ore. Abbiamo letto, avevamo tutto un malopoli di musica. Abbiamo suonato Shostakovich, Brahms, Beethoven, ogni cosa che potevamo. Alla fine ha detto, ma non è che vorreste suonare in un concerto, in un contesto diverso, con musicisti del mondo? E abbiamo detto, perché no? Sarebbe interessante. Ecco, questa è l'idea, non era ancora nata l'Orchestra di Piazza Vittorio? Lui lo stava formando, c'è anche un film che si chiama Orchestra di Piazza Vittorio che racconta questo momento. Per me era un'idea geniale non avere
musicisti classici, ma un quartetto come se fosse uno strumento. Cioè, geniale. Non so se lui aveva capito quanto era geniale nel momento. Lui ha inserito questo quartetto all'interno di un ensemble più ampio, costituito da musicisti da tutto il mondo. Sì, c'era sitar, ovviamente tabla, ma c'erano, non lo so, c'era una cantante argentina, c'era djembe, dum dum di Senegal, cioè veramente ogni cosa, anche un DJ. Anche. E questo è... Hai lavorato con l'orchestra di Piazza Vittorio per quanto tempo? 12 anni. 12 anni. Quindi sì, un'esperienza importantissima, mi sembra di capire. E come sei arrivato in Sardegna? Ok. Dopo l'orchestra di Piazza Vittorio e tutte le cose classiche, ho iniziato a vedere che l'esperienza di essere esecutore iniziava a non soddisfarmi, ok? Perché raggiungi un certo punto dove dici, ok, va bene, sei bravo, lo sai fare, però... ti dà meno gratificazione quando vai sul palco e non è tutta questa sfida. E ho pensato, cos'è che mi fa stare bene? Scrivere. E sono tornato a scrivere. In quel periodo ho conosciuto una ragazza sarda. E nasce una storia importante. E in quel periodo a Roma facevo sempre meno cose che non mi piacevano e accettavo sempre più cose che mi davano soddisfazione. E spesso passavo il tempo a comporre. Okay. A un certo punto, per esigenze personali legate a lei, siamo venuti in Sardegna. Quindi è stato non razionale, non per musica, non per lavoro, non per mancanza di niente, ma semplicemente per lei siamo tornati qua perché ho pensato un compositore può stare ovunque e non mi dispiaceva l'idea di avere una vita un po' più tranquilla per concentrarmi su questo. E questo è avvenuto quanti anni fa? Due anni fa siamo venuti, sì. E quindi adesso qui in Sardegna musicalmente cos'hai trovato? Che impressione hai avuto? Dagli altri musicisti? Sì, nel senso il tuo essere musicista qui in Sardegna, Allora, rispetto al popolo, penso che tutti i musicisti abbiano la stessa esperienza. Il popolo sardo, penso, guarda un musicista fa, ma scusami, cosa stai facendo? Ok, questo è un bel hobby, ma cosa fai nella vita? Penso. Sì, questa è una. Quindi anch'io ho avuto comune, questo sì, molto. Sì. Come ti è sembrato il panorama musicale sardo? Nel senso, che tipo poi di contatto hai avuto con i musicisti della Sardegna, di Cagliari? Sì. Allora, molto bello. Appunto, siccome i musicisti sardi sono i più forti che sono sopravvissuti, hai veramente la scrematura di un processo molto duro per una persona. Cioè, se sei grande e ancora musicista, vuol dire che sei molto bravo. Rimarranno solo i migliori, insomma. quindi questo progetto che presenti è un progetto particolare rispetto appunto all'esperienza di violinista, all'esperienza di chitarrista e di compositore, perché è un progetto dove tu hai scritto delle canzoni. Sì. E rappresenta, mi sembra di capire, un punto
insomma, siamo in qualche modo a un punto di arrivo, ancora inesplorato fino a qualche anno fa, però come tu stesso poi l'hai definito anche nelle note del progetto, anche un punto di partenza. Come nascono queste canzoni? Perché a un certo punto hai avuto l'esigenza di scrivere delle canzoni? Ok, quindi in passato avevo scritto sempre musica strumentale e anche il mio modo di ascoltare la musica era sempre sulla parte strumentale. Un giorno mi sono svegliato e ho detto, ma John, non ascolti mai le parole, forse dovresti, cioè sei grande, iniziare a prestare attenzione alla voce. E l'ho notato perché quando andavo, soprattutto in Italia, l'Italia ama la voce, davvero. Lo notavo anche quando suonavo opera lirica, ok? Molto più degli strumenti. E questo mi affascinava molto. Ho iniziato a prestare attenzione e ho deciso come sfida, come zona di non conforto per me, l'ho affrontato. E le prime canzoni volevo creare una collana che si chiamava I soliti quattro accordi. E ho scritto alcune canzoni proprio dando attenzione alle parole e meno attenzione alle armonie. Quindi è iniziato proprio, c'è un processo di studio della forma canzone, no? Esatto. Che per te era in qualche modo una forma inesplorata in qualche modo. E questo percorso appunto ti ha portato a comporre e a cantare, perché tu insomma è una forma insomma cantautorale sostanzialmente, sì. No? Quindi la forma è quella di chitarra e voce. Però hai scelto poi di presentare questo progetto, quanti pezzi sono che presenterai al concerto? Se non sbaglio 13, due o tre che sono strumentali. Ecco, questo numero di brani, di canzoni, hai deciso di presentarlo però in quartetto. Perché questa scelta? Allora, i miei pezzi sono tutti scritti pensando alle possibilità, ma allo stesso tempo con la realtà che ho. Per cui ho sempre pensato dovrebbe essere un pezzo che posso fare da solo se non ho altri mezzi, ma se dovessi avere un'orchestra, tutte le linee sono già scritte, quindi in strati ho perché un trio? Perché non è perché avevo bisogno di un basso o avevo bisogno di batteria, semplicemente per Marco, per Roberto, per le persone. Quindi volevi proprio condividere il progetto con altri musicisti? Sì. Ecco, la scelta è andata insomma nel panorama sardo, cagliaritano, sappiamo appunto Roberto Migoni, percussionista, insegnante al conservatorio, è una batteria soprattutto jazzista, Marco Caredda percussionista ma in generale polistrumentista. Ed Emanuele Balia, che è un musicista elettronico. Ecco, che tipo di sound c'è in questi pezzi? È uniforme o ci sono cose diverse? Allora, abbiamo una cosa in comune in questo gruppo, che ognuno sta facendo qualcosa che di solito non fa. Quindi mi sembra di capire è un laboratorio di sperimentazione, sì. In cui è coinvolto tre musicisti, insomma,
molto, molto creativi e li hai portati in, in delle zone a loro magari non, non usuali, ecco. E quindi sostanzialmente sono presenti sempre tutti e tre, oppure no? Ci sono momenti quando siamo due, tre, quattro, io da solo. Ok. Ho voluto cambiare anche... Diversificare. Sì. Hai intenzione poi anche di pubblicare di un disco? Hai intenzione di registrare questo, questo sì. progetto? Sì, assolutamente. Cosa... pensi di, come vedi, tu mi dici, in qualche modo guardando avanti rispetto alla, allo scrivere canzoni, pensi che sia un'esperienza che circoscritta a, a, a questo gruppo di pezzi, oppure ti interessa ancora la forma canzone anche in futuro? Non mi interessa, però vedo come mi sta cambiando lo stile, perché ora sono molto più sciolto per scrivere per voce, capisco meglio la voce, capisco meglio le parole rispetto alle note. Quindi è finita la, la prima fase di studio. Ora anche il messaggio che voglio trasmettere tramite le canzoni, perché ho davvero messo anima e cuore nelle canzoni, ma ovviamente è sempre un timestamp che appena lo scrivi va in passato. È già passato, certo. In questo le storie che racconti sono, sono autobiografiche? In qualche modo sì, non sempre letteralmente vissute. A volte era un concetto che ho percepito, che ho messo magari in una situazione ipotetica. Ma è capitato anche di scrivere una di queste cose ipotetiche che poi mi è avverato successivamente. È una ricerca la mia della vita. Scrivendo capisco perché sono musicista, perché è un mezzo per me per fare la mia ricerca sul mondo. Senti, John, una curiosità, perché PS Violins? Perché è perfetto, è il mio gamer tag da, da tantissimi anni. Io ho sempre giocato videogiochi sin da piccolissimo, sin dai primi console in bianco e nero. E questa è un'altra di quelle cose che non combaciano con un musicista serio, cioè è anche una persona grande, no? Invece sì. A me piace, no? Ci gioco ogni giorno. Quindi hai messo dentro anche questa tua passione per i videogame, insomma. Sì, perché... Nel titolo stesso. È un mio... è difficile mettere parole questo. Mi affermo chi sono, non, non chiedo scusa. Bene, John, ti ringrazio per questa chiacchierata. Diamo appuntamento a tutti il 15 giugno, sabato alle ore 21, a Vetreria, Cagliari, Pirri, al progetto in quartetto, John Maida, chitarra e voce, Roberto Migoni, batteria, Marco Caretta, basso, Emanuele Balia, elettronica. Grazie per avermi grazie a te, John. Ciao. Ciao.